Ucci ucci sento odor di romanzucci. È giunta l'ora del video sulle letture del mese di novembre. Yeee! Yeah! Bentornati! Oggi video sulle letture dello scorso mese, quindi del mese di novembre. Ho letto 3 romanzi su 3 supporti diversi, uno su iPad, uno su Kindle e un cartaceo. Non è stato un mese, ma il mio amico Nick mi ha dato un po' una mazzata. Vediamo un po' di che cosa sto parlando. Cominciamo proprio da Nick Hornby. Avevo voglia di leggere un Hornby, era un po' che non lo facevo, ho detto bene. Nella libreria avevo Febbre a 90 minuti. Spassoso, vero e profondo, dicono qua sotto. Questo è un testo del 92, ebbene sì, e io l'ho preso al libraccio, è un'edizione Guanda che costava 10 euro prezzo di copertina, acquistata al libraccio per 5 euro. Sono 269 pagine e mi ha messa a durissima prova. Qual è la trama? La trama è, come sempre nei libri di Hornby, una storia d'amore alla Hornby. In questo caso però è una storia autobiografica, è la storia d'amore di Nick Hornby, non per una donna, bensì per una squadra di calcio. Nick Hornby è un appassionato tifoso dell'Arsenal sin dalla gioventù, da quando era bambino, e in questo libro ripercorre dalla sua prima partita la nascita e lo sviluppo di questo suo amore viscerale per l'Arsenal. Ci porta quindi per mano attraverso gli anni dell'adolescenza, attraverso l'università, attraverso le sue relazioni amorose e le sue relazioni interpersonali con gli altri, che venivano sempre prima o dopo a scontrarsi con le partite dell'Arsenal. Io non sono un'appassionata di calcio, lo ammetto. In alcuni tratti ho fatto veramente fatica, laddove andavo a parlare di calciatori, stelle dell'Arsenal, stelle del calcio inglese. Diciamo che ho una conoscenza molto superficiale del calcio inglese. Quello che so è che giocano sempre, tutto l'anno, anche d'estate, anche nei giorni festivi, a Natale. Giocano sempre. Però di più non ne sapevo. Quello che mi è piaciuto molto è però il fatto che è ambientato negli anni dei disordini negli stadi inglesi, quindi negli anni degli hooligans. E quindi dà anche la sua opinione di tifoso sfegatato su determinati fenomeni e su quella che è stata una grande rivoluzione del calcio inglese, almeno da esterna questo ho sentito dire. Non è il mio Nick Hornby preferito, però non è male, ecco. Diciamo che se fosse stato scritto da chiunque altro non l'avrei mai letto o comunque non ne sarei arrivata in fondo. Lo humor e l'ironia di Nick Hornby aiutano anche a superare queste piccole difficoltà. Poi un ebook acquistato di getto, proprio di botto. Ho visto un video vecchio, perché io sono in arretrato con i video da vedere in maniera vergognosa, un vecchio video di Miss Anna Savanna, temo sulle sue letture estive. Non vorrei dire un'idiozia, ma temo che fosse proprio quello. Beh, comunque in questo video Miss Anna Savanna parlava di questo romanzo in spagnolo, No me llames princesa, di Connie Jett, edizioni Zaffiro, 2013 se non sbaglio. Beh, insomma, ne parlava come di un chiclit, leggero, divertente, carino e spiritoso, e ho detto sì, ci vuole. Tra l'altro era tantissimo che non leggevo in spagnolo e quindi ho detto andiamo a procurarcelo. Costava, mi sembra, 99 centesimi su Amazon, l'ho scaricato prima di partire per Parigi e l'ho letto sul volo. È veramente molto breve. Molto spigliato, molto leggero, un classico chiclit, però è estremamente umoristico. La storia è molto semplice, la nostra protagonista vive una relazione d'amore focosa e passionale per un uomo, Matt. Il problema è che Matt è già fidanzato, ma c'è di più, Matt e la nostra protagonista sono colleghi di lavoro e la fidanzata di Matt è la figlia del capo. Immaginate la situazione, lui trascina la storia dicendo che lascerà la sua fidanzata Paola quanto prima,
realtà, insomma, come in ogni buon chick lit, chiaramente questa storia d'amore col fedigrafo non può andare bene, non può andare a finire bene, e la nostra protagonista si ritroverà sulla soglia dei 30 anni a fare i conti con anni buttati dietro un uomo che le ha raccontato un sacco di baggianate, chiamandola princesa, principessa. E quindi si troverà con le sue amiche, ma soprattutto da sola, a dover affrontare tutta una rinascita personale che passa attraverso l'infrangere dei propri limiti che si era autoimposta, il superare le proprie paure, per poi poter rinascere. Un libro carino per le vacanze, leggero, carino se parlate lo spagnolo. Non mi sembra esista una versione italiana al momento di questo libro. La lingua comunque è facile, tenete presente che io non leggevo in spagnolo da almeno 3 anni e che non ho avuto grosse difficoltà a leggerlo, quindi insomma affrontabile per chi parla la lingua. Ho chiuso il mese con un altro ebook, un ebook che in questo caso mi è stato inviato dall'autrice Elisa Formenti, eccolo qui. Il titolo è That's Amore, è pur sempre un inizio, edizioni Paradigmi. Anche in questo caso un romanzo al femminile, anche in questo caso un romanzo che parla di amore, ma che parla soprattutto di donne. La protagonista è Clizia, è una giovane bolognese, figlia di un cuoco appassionato, che sin da bambina la avvicina non solo a quella che è la cucina in maniera pratica, ma soprattutto a quella che è la cucina, la filosofia della cucina. Il libro è intriso di profumi, odori, sensazioni legate al cibo, trasmette tutto l'amore per il cibo. Il padre viene a mancare, Clizia continua la sua carriera universitaria in materie scientifiche, tutt'altro, si laurea e scopre solo una volta laureata che non solo in Italia trovare lavoro è difficile, ma che fondamentalmente non il lavoro per cui ha studiato fino ad allora non è quello che veramente la appassiona e quindi decide di ricominciare da capo. E come fa a ricominciare da capo? Dalle cucine. Decide che in realtà quello che lei ha sempre amato fare è stato cucinare con il padre, creare nuovi sapori, creare nuovi piatti, rendere felice la gente attraverso la cucina, e quindi comincia lavando i piatti in un ristorante molto famoso della città e piano piano realizza o cerca di realizzare il suo sogno. Lo fa da sola perché Clizia ha il classico blocco della donna media, ossia è una bellissima ragazza non particolarmente attraente ma neanche brutta, diciamolo. È leggermente in carne, molto vivace, molto allegra, però non riesce a incontrare l'uomo giusto. L'uomo giusto, anche lei oramai sulla soglia dei 30, con amiche che si fidanzano, amiche che si sposano, decide di concentrarsi sul lavoro per mettere da parte questo tasto dolente della sua vita e, come sempre nei romanzi d'amore, quando meno ce lo si aspetta, l'amore arriva e sarà ovviamente un amore in cucina. Non vi dico altro. Un romanzo veramente carino, secondo me va benissimo anche in questo caso per le vacanze, soprattutto queste vacanze di Natale. Non so come funziona a Natale da voi. A Natale da me funziona che mentre, non so, magari sono a casa di mia nonna il 24 o a casa di mia suocera il 25, c'è sempre questo odore di cibo preponderante in giro per la casa, sempre, perennemente. Nelle vacanze di Natale c'è sempre odore di cibo, che siano dolci, che siano salato, sempre odore di cibo che aleggia. E leggere un libro del genere, dove si parla di cucina, di odori, di profumi, secondo me potrebbe trovare la giusta collocazione durante le vacanze natalizie. Questi sono stati i 3 libri che ho letto io. Vi devo dire la verità, più che un preferito è stato un piacevole ritorno, e parlo di Nome James Princesa. Oltre che per il romanzo in sé, che è stato molto carino, ho riscoperto la lettura in spagnolo, che è una cosa che avevo molto abbandonato. Sapete che leggo spesso in inglese, lo spagnolo dopo l'università l'ho un po' accantonato, ed è stato un piacevole ritorno perché mi mancava un po' a leggere in spagnolo, quindi potrei ritornare anche a leggere in spagnolo, ebbene sì. Quindi questo mese la lettura, più che la lettura, la cosa di lettura che mi ha fatto contenta è stata tornare a leggere in spagnolo. Yeah!
senza aver bisogno del dizionario ogni tre pagine, soprattutto, che è la cosa fondamentale, che mi infastidisce molto quando leggo in lingue straniere. Voi cosa avete letto questo mese? Avevate già sentito parlare di alcuni di questi libri? Cosa ne pensate? Fatemelo sapere, come sempre, qua sotto nei commenti. Io vi mando un bacione, ci vediamo il mese prossimo con le letture del mese di dicembre. Sì, direi. Ci vediamo l'anno prossimo. Adesso inizio con questo giochino. Ci vediamo l'anno prossimo con le letture di dicembre. Quasi sicuramente cercherò di caricare un bilancio delle letture annuali, come faccio sempre. Se riesco lo caricherò all'interno del calendario dell'avvento. Staremo a vedere. Io vi mando un bacione e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!